Ma Rossella, quella strofa dice che è stato portare in più, mancante voce tu, faccia di mano, terza, faccia di mano in alto, se ci mettete il coro qua, faccia di mano in alto, e mano fila. Cambiava il contesto, la festa, e tutto quello che si cantava di stesa si canta tamburiano. Per dirti che cambiava marcia, se va che si canta di stesa, a mutatura, a mutatura, alla mutatura, alla mutatura. Aspetta.
No, aspetta, fammela fare libero perché ti voglio far sentire una cosa, aspetta. Alla fanno de Dio, che adorate questa? Alla fanno de Dio, o de Dio, o alla fanno de sempre a distesa, noi siamo i canti a distesa, si fanno la mutatura, si fanno la terra quando si mutava, quando si succunava, si era fungheva, e ci hanno avuto questo canto, e cantavano per tenersi compagnia, all'arba mattutina, a sera quando si mutava, vedete cosa è bello? I canti di lavoro che vanno in maggiore e in minore, cioè però a distesa sempre. Però è quello che mi affascina a me, che queste cose cantate da contadini che non hanno fatto musica, contadini, ti prego, contadini che non hanno studiato musica, contadini che praticamente hanno fatto l'esperienza a terra, ecco perché loro hanno il pentagramma, i cantatori hanno il pentagramma loro, perché vedi come strofe, musica loro le sanno mettere sul proprio, no, sul proprio pentagramma loro. Nessuno ci dice niente legge la musica, sa fanno c'è loro, chi lo manda loro? Chi sta sui cantatori? Che io ringrazio molto e apprezzo molto, e io sono diventato uno e loro, un figlio loro, però un cantatore è sempre diverso, non canta mai la stessa. Infatti la diversità è la devi concedere, perché poi se la fa solo un cantatore, sempre su questa scala arba, su questo idioma, su questo idioma arcaico, che poi è l'arba, è la Grecia, il Marocco, l'Islam, capito? C'è tutto. E vedi com'è bella la nostra. Mi fa piacere, Maria. Ascoltò pure. Sì, vabbè, abbiamo fatto quella. Brava, ascoltò pure, la camera è così. Ma tu hai capito? Sì, ma il fascino dei fatti. Allora, io questa la sentivo cantare nei cortili, ma sapessi, loro mettevano, sai come fanno i tenori, se no? Ma 4-5 le mettevano da loro. Erano 4 ebraiola, cafone, che chiamano a fatica mezza a terra, e un contracanto potevano loro, che grandezza e Dio, dicevano, guarda come hanno sviluppato loro.
tanto te ne smettiamo a fare, tanto che consigli e fegli, mettiamo proprio buccia, canta, terza, non ne capisco, sì, sì, terza, sì, quarta, quinta, a quell'ora. Senza sapere la musica, cioè. Ah, ma quando è patanare, poi c'è sta, aspetta. Il testo è quasi uguale. Anna Fornode si spiega e chiama. Venna a New York, i cavalli sciomati, a mangia, a casrati mai, e a mangia, a casrati mai. Che sta cantando in mezzo in terra? Bellissimo. Mi quando è bella, Gioia. E mi fa piacere fare questo connubio con te, perché guarda, io me lo sono sempre augurato, sono contento. E poi capire con te, visto come sta bene, sì, è capitato. Lo stesso contesto. È capitato. Finalmente. È capitato finalmente. Io Maria, ma Luigi mi ha detto che veniva. A voce ha sempre ascoltato ancora. Onoratissimo, Marcello con l'assoluto. Quando mi ha detto Luigi che viene Marcello, una cosa bella. Visto che bel pronome, e perché poi la cultura popolare ha un solo linguaggio, ha quel solo idioma, diciamo, che va sempre su quella scala famosa araba, o la canti in Puglia, o la canti in Campania, a distesa, o cada murato, cada randello, si parla sempre, si canta. Se i contesti sono il lavoro, il ritmo della fatica, si canta a distesa, perché loro poi erano l'informazione, loro attraverso questa distesa sapevano, erano delle giornate, sapevano le notizie, si comunicavano tra di loro, parlavano al loro padrone, parlavano a ripetaggia e quello che era successo, oppure raccontavano quello che era successo, e così attraverso quel grande mezzo di comunicazione. E poi il tutto, quando passava la festa, si faceva sempre una tafrona per buona auguria, il contesto cambiava, o annanza amaro, o annanza la paranza, saliva, e lo stesso testo, magari, che si cantava di stesa, si canta anche nella tamburiana. Certo, sì, che poi c'è un frasario che ricorda. No, quello è, capito, la canti più a binario, caramura nostra. E la festa, poi la tamburiata, la votata, la tamburiata ha tutta una sua legge. La tamburiata è una grande triade millenaria, canto, suono e ballo sul tamburo. I ballatori che ballano preparano il cerchio. Quando il ballatore arriva, nei luoghi di culto, della ritualità, la voce va a fronte, il ballatore, il grande sacerdote, che io è brutale, da tutta la fauna, e la fauna lui la fa per tutto il periodo che i ballatori sistemano in cerchio il pubblico, lo mette a forma di vuota, di cerchio, la luna, il sole, i pianeti, il grembo della madre, l'arena, mano, dentro la quale si vince la vita e la morte. Ora vi facciamo vedere cosa succede. Quando l'arena è formata, questa arena umana, e Ugandaduro, Ugandaranza, viste che è pronto il cerchio, a soddisfazione di Ugandaduro, pum, parte la tamburra, e parte, e poi parte la tamburra, i ballatori devono essere esecutori, diventano esecutori di quello che dice il cantatore. Ugandaduro dice facita a morte, a facita a guerra, facita a guerra. Facita a fatica raccolta. Questa è raccolta aerea, vedi? Raccolta aerea, corteggiamento, tutto questo. Poi si abbandona l'uomo, è giovane, e diventa contesa del territorio o della donna, secondo l'antica legge naturale. Si è sempre combattuto per la conquista del territorio. Anche tutti gli animali lo fanno, e lui abbiamo preso, diciamo, da queste leggi naturali, oltre il territorio, o anche la donna. Chi caccia in tuo cerchio, un davutato, tu, che posso sotto, chi caccia in tuo cerchio, chi la perde.
chi va a fare un cerchio si va a pigliare la femmina, se la femmina si può stare, si può parlare, di solito il porta giardino, però è la conquista. Vedi come gli uccelli che combattono tra di loro, come quindi noi abbiamo articoli di arcaici che sono presi dal ecco, in questo caso è la cultura del cortile, la cultura popolare, non è che andiamo a finire nel. Però vedono i combattimenti dei volati, ne abbiamo delle tamburiate e dei danzi sul tamburo che quando è paladuro preparano cerchi, fanno vedere se la uccide, fanno la uccide e preparano il cerchio e preparano il cerchio, capito? E così vedi come sono. Mi fa piacere perché magica, magica. E io questo l'ho visto fare. Ho preso molto da, perché poi quando tu vai nei luoghi di culto della ritualità e si guagliona il nostro amico, oh, che è onoratissimo Marcello Colasuri, questo facendo una capa tanto, no Marcello è un piacere, perché poi è bello perché ci abbiamo molte assonanze, sì, anche con le culture, la cultura cala, la mia perché poi tutte le danze di città sono tutte musulmane. Quando c'è la coppia che balla c'è il corteggiamento, c'è lo sguardo, c'è la complicità e c'è tutto. Infatti nelle antiche danze tribali, indiane e africane, c'è sempre lo stesso rituale. Certamente. La contesa del territorio, il corteggiamento, o prima del matrimonio, la fecondazione avvenuta, c'è tutto, anche nelle nostre tamburiate ci sono. Noi la fecondazione avvenuta, la festa della fecondazione avvenuta, la facciamo il 2 della Candelora a febbraio, e che, perché in febbraio lascia l'inverno e entra la primavera. Cioè la festa della Candelora. La Candelora, trasrente, viernerente, stata fuori. E si chiova ancora, ancora, non è ancora Candelora. Perché quella ritualità della Candelora si va dalla divinità che oggi è la Madonna, certo. Però io porto sempre un codice millenario che mi hanno trasmesso, che è Cipele, Afrodite, la terra femmina e maschile che partorisce, e il seme del seminatore maschio o voi che è semina la terra, e la terra fiorisce, la luna è posuta, questo farà una mano, no? E germoglia, e proprio dopo quattro mesi vernata, Evirna, piglia la prima luce eroia della Candelora, piglia la prima luce, ecco perché si chiama Candelora, Virna lì è stata poco. E Gavuno, quando andavo sulla Scala Santa a Montevergine in questo caso, che ti dico è una divinità pre-cristiana che la Chiesa ha reso Madonna, e la resa Madonna della cristianità popolare e si chiama Madonna di Montevergine o Madonna dell'Arco o si chiama Madonna, perché le nostre Madonne hanno un rapporto con l'arcaico delle culture pre-cristiane che possono essere anche a 3000 avanti Cristo, perché sono sempre state così. Perché poi la cultura cristiana si è innestata. E questo è figlio della cultura pastorale, noi siamo della cultura pastorale, che abbiamo conservato grazie alla tradizione orale. Sì, si sono conservati alcuni piccoli segni. Attenzione, perché poi grazie all'oralità, nel passaggio, tutte queste cose qua, tu riesci a trasmettere. Sono uno che ha 56 anni, se non si deve vecchie che andare, io non sapevo manco così. Perché ho sentito, ho fatto la routine, i raggi lì, dammi una profonda, mi sono informato, ho appreso, questo. Siamo di una generazione. Brava. Però noi siamo in questa situazione che poi siamo il passato e il presente. Perché poi mi vado anche a contaminare volendo. Però attenzione, non dimenticando quello che sono le radici. Sì, e questa è la grande. Allora quando tu vedi le situazioni al mondo verde, i paranzi, i riti, il cerchio, quelle sono leggi prestabilite dalla tradizione di tutte le case. Perché io aiuto a paranzi che provano cerchio, non è a caso. È la rete umana.
col sole, la luna, il grembo della propria madre, tutto collegato. E molto facile per lei in questo cerchio questa cosa succede. La vita, la morte, chi vince, chi perde. E poi i soliti ballatori che sono gli esecutori di quello, diventano esecutori di quello che dice il cantatore, hanno rispettato la legge. Ecco perché tra una tammoniata oggi è diventata una sorta di orgia. Per, scusami l'espressione. No, perché è una festa, è una cosa festagliola, la vogliono fare tutti. Però tu osservi attentamente che ha sempre la tamuria, osservi attentamente quello. Ragazzi, non mi devo preparare! Cioè, lo posso salutare in due secondi? Sì. Senti, noi siamo gli Amnesty, siamo il Papa.